Salve, siamo Giulia e Lorenzo della classe quinta DSA e in questo esperimento vi faremo vedere la titolazione della glicina. Che cos'è la glicina? La glicina è un amminoacido formato sia da un gruppo carbossilico, ovvero acido, e sia da un gruppo amminico, ovvero basico. L'obiettivo di questo esperimento è di capire come si comporta il nostro amminoacido sia in un ambiente acido e sia in un ambiente basico, e di riuscire a determinare il suo punto isoelettrico. Gli strumenti utilizzati sono due matracci contenente NaOH, quindi idrossido di sodio 0,3 molare, la glicina 0,1 molare a pH 1, un beaker contenente l'NaOH sempre a 0,3 molare e un altro beaker contenente 15 ml di glicina 0,3 molare a pH 1, un cilindro graduato e il piacametro e micropipette. Adesso andremo a verificare il pH della nostra soluzione di 15 ml di glicina a pH 1. Come potete vedere, il pH è a 1 e adesso inizieremo con le aggiunte di 600 microlitri di NaOH all'interno della soluzione di 15 ml di glicina pH 1 e vedremo che a ogni aggiunta il pH inizierà ad aumentare a mano sempre di più. Come potete vedere è salito un pochino e continueremo così finché non arriveremo al primo punto di costante di dissociazione acida. Siamo arrivati alla prima costante di dissociazione acida, ovvero al pKa1, ovvero in cui la forma protonata del nostro amminoacido, ovvero la glicina, diventa uguale alla forma non protonata. Abbiamo adesso raggiunto il valore di punto isoelettrico. Il punto isoelettrico è il valore di pH al quale una molecola presenta carica elettrica netta nulla. Adesso siamo arrivati alla seconda costante di dissociazione acida, ovvero il pKa2, in cui la forma protonata è uguale a quella non protonata.
raccogliendo tutti i dati della nostra esperienza, siamo giunti a questo grafico in cui si può vedere il pH A1, il pH A2, a questo livello qua circa il punto isoelettrico. Grazie a tutti per l'attenzione, noi vi salutiamo, arrivederci.